Continuiamo la nostra rassegna di giocatori economici ma molto molto performanti e oggi andiamo a vedere insieme i migliori terzini, sia sinistri che destri. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Sono contento che il primo episodio di questa rubrica vi sia piaciuto perché ho visto che l'idea di iniziare con i giocatori un po' più economici, insomma, ha avuto il giusto successo e oggi dunque continuiamo la nostra carrellata settimanale e dopo aver visto i difensori centrali ci andiamo a vedere i terzini sinistri e ovviamente anche quelli destri. E in particolar modo sono due categorie dove non c'è questa grandissima abbondanza e di solito i giocatori più forti si fanno pagare, però sono riuscito comunque a individuarvi qualche chicchetta che secondo me troverete molto interessante. Partiamo con Nuno Mendes, il terzino portoghese del Paris Saint-Germain che si è stabilizzato più o meno sugli 8.000 crediti, per me al momento è uno dei più affidabili. È alto 1,76 m, 3 skill e 4 piede debole, stile d'intesa consigliato ombra per renderlo controlled explosive, statistiche di assoluto rispetto perché è molto rapido, ha dei buoni passaggi, buone anche le stats di dribbling. Sulle stats di difesa siamo su ottimi parametri per una carta comunque di over l'82 che fa il terzino, mentre spicca l'81 di resistenza che è importantissimo per una carta che fa entrambe le fasi per 90 minuti, leggermente indietro la forza e l'aggressività ma comunque ci abbina una buona fisicità e soprattutto degli ottimi playstyle su tutti, il razzetto del passo veloce e poi anche per quanto riguarda i passaggi, il passaggio calibrato che velocizza i passaggi rasoterra e quello teso che migliora i cross. Quindi lui secondo me lì a sinistra tra quelli economici è tra i migliori. Dall'altra parte, come non menzionare a destra, il compagno di merende di Mendes, ovvero Hakimi. Per lui un costo di soli 35.000 crediti, 1,81 m, 4 skill, 4 piede debole, stile d'intesa consigliato ombra per renderlo controlled explosive. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, è velocissimo, ha dei buoni passaggi, è agile, ha delle ottime stats difensive, 92 di resistenza, per cui vuol dire che se lo lasciate sbloccato per attaccare questo vi regge benissimo tutta la partita e soprattutto anche in questo caso il playstyle argento del razzetto che fa sempre molto comodo e anche quello del passaggio teso se vogliamo crossare palla in mezzo, magari anche pensa ad un German cross, lui li fa veramente bene, quindi Hakimi come al solito super 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 consigliato. A destra però non è finita qua in Ligue 1, perché se siete amanti del rischio e avete bisogno magari di un link diverso rispetto a quello del PSG marocchino di Hakimi, avete il buon Santa Claus, Jonathan Claus, difensore laterale destro del Marsiglia, che ha una versione dinamica, ovvero se il Marsiglia supera la fase eliminazione dei gironi, approdando al tabellone, prenderà un upgrade. E lui costa la metà di Hakimi perché costa 20.000 crediti, è un 3-3 alto, alto 1,78 m, stile d'intesa in questo caso consigliato ancora per renderlo mostly explosive e potrebbe tornarvi comodo anche perché fa l'ED, quindi per ibridare magari difese a 5, queste cose qua può servire. È veloce anche lui, ha degli ottimi passaggi, ottime stats di dribbling, pelo meglio in questo caso le stats difensive, mentre sulla resistenza abbiamo ancora una volta parametri di elite 92 anche per Klaus. Per quanto riguarda i playstyle abbiamo un ottimo gioco d'anticipo, anche in questo caso il passaggio del cross, la stamina per evitare che si stanchi troppo e la rimessa lunga per cercare di rimettere la palla appunto a una distanza maggiore. Quindi ripeto, per 20.000 crediti anche il buon Klaus non è assolutamente da scartare. Cambiamo campionato, approdiamo in Bundesliga e qui per 40.000 crediti troviamo Alphonso Davies. 1,85 m, 4-4, lui rimane controllato con tutti gli stili d'intesa, per cui vi consiglio ancora. Può fare anche le S, quindi anche lui molto utile per ibridare. Ovviamente non vi devo stare a dire che è un fulmine palla al piede, ha un ottimo passaggio corto, ha delle ottime statistiche di dribbling, accettabile per quanto riguarda quelle difensive, 81 di resistenza, 75 di forza e 75 di aggressività, in particolare però lui ha dalla sua il playstyle del passo veloce plus, una cosa che tra i terzini è veramente inusuale all'inizio di FC24 e anche il rapido per aumentare la velocità dello scatto durante il dribbling, quindi Alfonsino per me si conferma tuttora uno dei migliori difensori laterali a sinistra in generale di FC, ma soprattutto l'unico suo problema rimane solo ed esclusivamente l'ibridabilità, perché purtroppo è canadese della Bundes, altrimenti sarebbe stato probabilmente il più forte fino ad ora. A destra per 7.000 crediti l'opzione da prendere è quella di Jeremy Frimpong, olandese, quindi si può linkare magari penso anche con un Van Dijk. 3-3, 1,71 m, stile d'intesa consigliato ancora perché rimane sempre esplosivo.
anche lui può fare le D, molto comodo per le ibride, velocissimo, a passaggi qui siamo un po' più indietro rispetto agli altri, però ha un gran dribbling, ottime le stats difensive, siamo più o meno in media con gli altri, e anche un 85 di resistenza che torna molto comodo. Per gli stili di gioco, ancora una volta abbiamo il passo veloce argento, abbiamo il rapido e le giocate di classe che sono abbastanza fini a se stesse, però in questo caso ancora una volta praticamente con 2 lire ci portiamo a casa un terzino veloce, tecnico, che difende e di assoluto valore. Veniamo alla nostra amatissima Serie A, e il primo terzino che vi consiglio è Giovanni Di Lorenzo. Per 20.000 crediti ve lo portate a casa, come stile d'intesa gli mettete un'ancora per farlo controlled lengthy, ed è un difensore di 1,83 m, 3 skill e 3 piede debole, fa il terzino destro e basta praticamente, è rapido, ha dei buoni passaggi, ha un'ottima difesa, la migliore rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad ora, tanta roba, il 90 di resistenza, ma soprattutto quello che lo caratterizza è un bel body type che quindi gli permette di essere più strutturato fisicamente rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad ora e che dunque potrebbe aiutarlo a vincere un sacco di duelli in fase difensiva. Come stili di gioco abbiamo l'inesauribile per fare bene entrambe le fasi, abbiamo il rapido per la velocità del dribbling e abbiamo poi il primo controllo che riduce l'errore appunto sul primo controllo che va a fare il giocatore. Vi dico lui anche se costa 20.000 crediti e per esempio c'è un Quadrado che costa meno, perché Quadrado lo trovo troppo offensivo, paradossalmente quasi più un esterno e soprattutto troppo gracile quando si tratta di dover difendere. A sinistra il sempreverde Leonardo Spinazzola, 2.400 crediti, stile d'intesa ancora perché rimane sempre controlled, 1,86 m, quindi bel body type. 4 skill, 4 piede debole, anche lui molto comodo per ibridare perché fa anche l'esterno sinistro. Velocissimo, passaggi in questo caso un po' così e così, bene le stats di dribbling, in media le stats difensive, pecca però tantissimo per quanto riguarda la resistenza, la forza e l'aggressività. Lui praticamente avrà bisogno di un backup, di un cambio nel 99% dei casi. Stili di gioco ancora una volta però ottimi, perché abbiamo il razzetto argento, abbiamo il rapido e abbiamo anche il cross del passaggio teso, per cui per la fascia sinistra, per me Spinazzola, anche in termini di ibridabilità, è il migliore in assoluto che ci possiamo andare a prendere in Serie A, ovviamente se non pensiamo di prendere i top di gamma, che c'è Teo, ma ne parleremo poi in un altro video. Ma che giocatrice è Fridolina Rolfo, ragazzi? 1,78 m, 4 skill e 5 piede debole, giocatrice del Barcellona femminile, più o meno un costo di 7.000 crediti, è una carta veramente incredibile. Stile di corsa in questo caso controllato e stile d'intesa consigliato, un bel ombra, può fare anche lei la S, quindi comoda sempre per ibridare moduli particolari, rapida, dei gran passaggi corti, discrete stats di dribbling, ottime le stats difensive, le migliori fino ad ora, anche più di Lorenzo. Bene il 91 di forza, bene l'81 di resistenza, meno il 50 di aggressività, però lei rispetto ad altri terzini è comunque quasi 1,80 m e nonostante il suo body type un po' più gracile ed esile, praticamente si fa sentire sempre quando va a contrastare gli avversari. Come stile di gioco abbiamo il trickster dorato che ci interessa poco, però abbiamo il tecnico per portare palla, il cross, il primo controllo e il razzetto argento che danno una gran mano. Io questa l'ho giocata anche a centrocampo, ma poi ne riparleremo, e guardate le statistiche che c'ha, questo è veramente una carta incredibile. Parliamo di terzini, come non menzionare quel gran jolly che è Marcos Llorente, 1,84 m, 3 di skill, 4 piede debole, praticamente lo portate a casa per 14.000 crediti e lo stile d'intesa che vi consiglio è architetto per renderlo controlled lengthy. Praticamente vi può fare qualsiasi ruolo, dal centrocampista al terzino destro, all'esterno destro, fino addirittura all'attaccante destro, ed è una carta questa pazzesca. È veloce, è dotata di un ottimo passaggio, ottime stats difensive, è agile, ha 91 di resistenza anche lui, bene per quanto riguarda forza e aggressività, e anche qua abbiamo poi degli ottimi playstyle, perché abbiamo il cross, abbiamo il rapido, abbiamo l'inesauribile per non far scaricare troppo la stamina, che col 91 di resistenza vuol dire che vi dura 190 minuti, e poi anche il passo veloce per far sì che sia più rapido quando ovviamente ha la palla al piede e non solo. Il mio consiglio è di schierarlo proprio di solito terzino, perché per via della sua fisicità ci sta perfettamente ed è in grado di fare benissimo tutte e due le fasi. Poi non costa neanche tanto e lì a destra non è che c'è questa grandissima alternativa. Andiamo con due terzini di Premier League, ovvero secondo me il campionato dove ci sono in assoluto meno terzini di un determinato livello. E vi spiego perché. Il primo che andiamo a vedere infatti è il terzino sinistro ed è Alex Moreno. 1,79 m, 3,3 m, praticamente lo prendete a prezzo di scarto, corsa più esplosiva, gli mettiamo un'ancoretta.
è rapido, ha un discreto passaggio corto, discrete stats di dribbling, stats difensive in media, un'ottima resistenza, pecca però in forza e aggressività e a livello di playstyle non è che abbia un granché. Però in Premier a sinistra non è che ci sono questi gran terzini. C'è Robertson che però non ha questo grande valore di velocità e sappiamo quanto sia importante per un terzino. C'è Lamptey che costa tanto, ahimè, soprattutto la versione IF che è un jolly, perché mi pare che va anche a destra. Quindi ci dobbiamo un po' accontentare. Secondo Moreno è la giusta alternativa, la giusta via di mezzo. Così come a destra, tolto Alexander Walker, che poi insomma dedicheremo le nostre attenzioni anche a Walker, ragazzi, il nulla, perché James è lento. È vero che ha l'L2 dorato, ma è lento, il terzino deve correre. Quindi ci andiamo a prendere Malo Gusto, che è il terzino del Chelsea, una carta oro non raro. Però per le nostre squadre iniziali va benissimo, costa 2 lire, alto alto come work rate, 3-3, e può fare sia il TD che l'ADA, è molto veloce. Stats difensive qui ovviamente sono leggermente più deficitarie, perché questo nasce come esterno ed è stato adattato a terzino nel Chelsea. Però ha comunque un'ottima resistenza, una buona aggressività, delle buone stats di dribbling. E qua abbiamo come playstyle quello della scivolata, oltre che del rapido per portare palla. Quindi diciamo che per arrangiare in Premier League, secondo me loro due sono i migliori rapporto qualità-prezzo, per non andare a prendere sempre i soliti che comunque li andate a strapagare.